Erotismo e follia tra contemporaneità e classicità nella ultima mostra di uno dei miei artisti preferiti al Palazzo delle Esposizioni di Roma, una mostra assolutamente da visitare, la mostra di Francesco Vezzoli. Diciamo, la mostra è stata allestita con l'aiuto di varie personalità, tra le quali Stéphane Berger e poi il direttore della fotografia Luca Bigazzi, mi pare. Alcune opere sono state poi allestite anche da Filippo Bisagni. Diciamo, dalla varietà, dal numero delle persone coinvolte, si intende subito che di quanto si tratti di una mostra assolutamente non convenzionale da vedere. Poi i progetti di Vezzoli sono sempre abbastanza non convenzionali e assolutamente interessanti, sempre nel dialogo. Diciamo, in questo io come artista mi ci ritrovo molto nel dialogo continuo tra contemporaneità e classicità, in questo caso, ma come anche nel mio, la classicità greco-romana. La mostra è distinta, divisa in sette sezioni, ad esempio la sezione sulla morte, la sezione invece sulla guerra, per esempio, ha presentato una sua scultura dal titolo Achille, in dialogo con alcuni reperti archeologici, e d'altra parte a fare da sfondo a queste opere vi sono anche diciamo degli schermi che proiettano, mostrano in loop delle scene di film storici ambientati appunto nell'antica Roma, scene nel caso della sezione Bellum o Parabellum. Diciamo, per esempio, in questa sezione le scene di film sono legate appunto a combattimenti o a scene cruente. D'altra parte, non mancano i riferimenti appunto all'eros, come nel caso della sezione dedicata al rapporto omoerotico tra l'imperatore Adriano e il suo favorito Antino. Anche in questo caso, in questa sezione, un'opera di Vezzoli dialoga con un busto che diciamo proveniente dal museo archeologico e dalla famosa collezione Boncompagni Ludovisi. Anche in questo caso c'è questo dialogo tra dei pezzi archeologici e l'opera di Vezzoli, nel quale Antino diciamo campeggia, ecco, truccato in una maniera simile a quella di David Bowie in alcune copertine dei suoi album. Dunque, tutta la mostra è appunto, come si può ben intendere, giocata su questo continuo scambio tra, potremmo dire, follia, eros, riferimenti alla classicità e soprattutto penso che la cosa più interessante però di questa mostra, diciamo, in sé proprio l'allestimento e poi questo continuo slittamento di linguaggio tra i diversi media, potremmo dire dalla passione archeologica all'arte contemporanea più o meno tradizionale, al video, alle didascalie, ecco, che accompagnano le opere stesse.